bonus facciate e termine ultimo per completare i lavori. Questo è un tema molto delicato che tratteremo in questo video. Bentrovati sul nostro canale YouTube. Come sapete, purtroppo alcuni bonus edilizi non verranno prorogati. Tra questi c'è il tema annoso del bonus facciate, utilizzato da moltissimi condomini in tutta Italia e che sappiamo essere vigente e applicato per tutto l'anno 2021 al 90%. Naturalmente, nel caso in cui i lavori non vengano terminati, si pone un problema. Il problema è già in precedenza. Qual è in realtà il termine per completare i lavori previsto dalla normativa vigente in tema di bonus facciate? Ebbene, andiamo a vedere cosa dice l'Agenzia delle Entrate. Il completamento dei lavori è naturalmente, come ben sapete e come previsto dalla circolare 28E del 2022, un presupposto che serve per la spettanza di qualunque detrazione edilizia. Senza completamento dei lavori parte l'accertamento fiscale e quindi la richiesta di restituzione del bonus goduto con tanto di sanzioni e di interessi. E quindi però questo è quello che dice, ma evita di dire chiaramente quale sia il termine previsto perché i lavori debbano essere portati a compimento. Quindi non c'è una normativa specifica che lo precisa. Bisogna pertanto riferirsi a quello che dicono le circolari in via interpretativa, ma anche quello che dicono le risposte agli interpelli, che sono agevolmente scaricabili dal sito degli interpelli, appunto dell'Agenzia delle Entrate. Quindi si trovano tutti questi aggiornamenti. In particolare, il contribuente, per conservare il beneficio fiscale, è tenuto a dimostrare che la conclusione dei lavori si è tenuta entro la decadenza per l'accertamento dell'imposta. Questo ce lo dice l'articolo 36 TUIR, ma anche la circolare 38E del 2005, al paragrafo 5.1, quando parla di quelli che sono i requisiti, la sussistenza dei requisiti che danno la possibilità e il diritto al credito d'imposta, quindi al risparmio. Su questo tema, quindi, andando in via interpretativa, in base anche alle varie risposte date agli interpelli, si potrebbe valutare e sostenere, naturalmente, e questo con ragion di causa, che gli interventi debbano essere portati a compimento almeno entro il termine ordinario per l'emissione dell'avviso di accertamento previsto dall'articolo 43 del DPR 600 del 1973, quello che prevede il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate è tenuta a fare l'accertamento. E su questo tema ci sono quindi due termini che possiamo prendere in considerazione. Quello che va per la maggiore è il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Quindi significa che per il bonus facciate riferito al 2021, quindi bonus facciate 90%, i lavori debbano essere terminati entro il 2027. Però, se si vuole essere più prudenziali e più precisi, si potrebbe fare riferimento al termine più breve, quello del controllo formale della spettanza delle detrazioni. Attenzione perché c'è una differenza minimale tra questi due concetti che vi ho appena espresso. E quindi facciamo a questo punto riferimento all'articolo 36 ter del DPR 600 del 1973 e il termine sarebbe a questo punto il terzo anno successivo al 31 dicembre rispetto all'anno in cui sono state sostenute le spese, quindi tornando al bonus facciate 2021 da definire, quindi entro il 2024. Naturalmente il conto è il termine di finitura dei lavori, quindi di completamento e di dichiarazione di fine lavori che deve essere ufficialmente depositata in comune. Un conto è il termine entro cui devono essere messe le fatture e questo sappiamo che invece è un termine espressamente previsto dalla legge e quindi per il 90% era riferibile naturalmente all'anno 2021. Mi auguro di essere stata sufficientemente chiara. Sappiate che appunto questo termine purtroppo non verrà prorogato per emettere le fatture inerenti allo sconto in fattura bonus facciate, non sarà tra quelli prorogabili, almeno in base alle prime indiscrezioni della legge bilancio, non sarà prorogabile 2023. Ci riaggiorniamo sempre sul nostro canale YouTube.